Video News di lunedì 25 settembre, i titoli. Quarta edizione a Macerata della Corriatmo, circa 250 i presenti che hanno corso o passeggiato nonostante la pioggia. Concerto al Teatro Nicola Vaccai, il coro polifonico di Tolentino ha proposto il Paternoster ed il Requiem for the Living. Giornata di festa per la sezione di Matelica dell'Unitalsi che ha spento ben 80 candeline. E nello sport ci occuperemo di calcio, ma parleremo anche di volley e di basket. Buon inizio settimana e bentrovati all'appuntamento con il nostro Video News. Iniziamo da qualche notizia di cronaca perché a Montefano, intorno alle 16.30 di ieri lungo Via della Quercia, per cause ancora ignote, un centauro 32enne ha perso il controllo del proprio mezzo, scivolando e rimanendo incastrato. Sul luogo del sinistro sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Macerata che hanno tratto in salvo il giovane. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno disposto poi il trasferimento in codice rosso all'ospedale Torrette di Ancona con l'eliambulanza. Incidente invece poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato scorsi sulla statale Valcesano a Mondolfo in provincia di Pesaro Urbino, feriti due giovani originari del Bangladesh trasportati dal 118 all'ospedale regionale di Torrette. Si tratta di un 23enne che versa purtroppo in gravissime condizioni, in pericolo di vita anche per un trauma cranico, e poi di un 29enne che ha riportato invece solo alcune fratture. Dopo l'impatto, la 42enne cubana alla guida di una Ford non si è fermata a soccorrere i feriti. I carabinieri delle stazioni di Mondolfo e Monteporzio l'hanno individuata e si sono recati a casa sua, ponendola poi agli arresti domiciliari. Dagli accertamenti è risultato che i frammenti di carrozzeria trovati sul luogo dell'investimento coincidevano con quelli mancanti alla vettura danneggiata. E al Tribunale di Pesaro si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto per la conducente, che potrà fornire la sua versione dei fatti e chiarirsi così la dinamica dell'incidente. Sono stati eseguiti anche gli accertamenti per verificare se la donna avesse un tasso alcolemico fuori dai limiti previsti per legge. Completata a tempo di record la demolizione della vecchia caserma dei carabinieri a Pieve Torina. Avanziamo spediti con la volontà di far rispettare i tempi di consegna del nuovo edificio, destinato ad ospitare sia la locale stazione dell'arma che il corpo dei carabinieri forestali. Il sindaco Alessandro Gentilucci, insieme al maresciallo Raffaello Montanaro, comandante della stazione carabinieri appunto di Pieve Torina, ha fatto visita al cantiere lungo la provinciale 209, in cui si sta procedendo alla demolizione del vecchio edificio per far posto al nuovo. Monitoriamo lo stato di avanzamento dei lavori affinché procedano secondo la tempistica prevista dal progetto, ha sottolineato infine Gentilucci. Siamo primi, un risultato che dimostra la validità del nostro progetto di promozione e valorizzazione turistica nei comuni del cratere. È Alessandro Gentilucci ad esprimere viva soddisfazione per aver vinto un bando regionale promosso dall'ATIM con un punteggio massimo di 100 su 100. Un risultato raggiunto grazie ad un lavoro di squadra con i comuni di Bolognola, Camerino, Fiastra, Muccia, Serravalle del Chienti, Montecavallo e le associazioni di categoria Coldiretti Macerata, Confcommercio Marche Centrali e Federalberghi Macerata. È importante, prosegue il sindaco Gentilucci, lavorare non solo alla ricostruzione fisica ma porre le basi per uno sviluppo di più ampio respiro che valorizzi le potenzialità turistiche del territorio. Questo progetto si apre a scenari internazionali con iniziative focalizzate sui mercati esteri come la Germania, il Regno Unito e i paesi scandinavi. Nonostante la pioggia, in circa 250 si sono ritrovati ieri ai giardini Diaz di Macerata per la Corriatmo, la corsa non competitiva o passeggiata aperta a tutti e volta principalmente a trovare nuovi donatori di midollo osseo. C'eravamo anche noi ieri mattina, vediamo quindi com'è andata nel servizio. Ragazzi, forza leggera sul posto, piano piano, ciao bien, easy, apri il petto così, allunghiamo, vai, sulle mani, facci un po',
e la taglio, devo fare un po' più lunga, ma lo sta bene. Eleonora Salvatori è la responsabile della sezione ADMO della città di Macerata, quarta edizione della Corri ADMO, una bella manifestazione non competitiva sia di corsa che di camminata, aperta ovviamente a tutti. Sì, siamo qui anche oggi dopo un anno e speravamo in una partenza un po' meno piovosa, invece anche quest'anno il tempo non ci ha graziato, però siamo partiti lo stesso. L'importanza di questa giornata è fondamentale per noi, a volte non passa, ma l'impegno che mettiamo in tutto quello che facciamo è veramente grande, perché siamo volontari, non siamo organizzatori di corse, non siamo organizzatori di eventi, e quindi a questa giornata dedichiamo tutto il tempo possibile dopo il lavoro, e lo facciamo per un motivo. L'importanza fondamentale di trovare donatori di midollo osseo è essenziale. Da quando il registro, da quando il numero sul registro è aumentato, l'anno scorso ci sono state 12 donazioni effettive nelle Marche, cosa veramente importante, perché questo ci dà un po' la misura di quanto effettivamente c'è bisogno e quanta richiesta ci sia. Elvezio Picchi è il vicepresidente della Regione Marche per quanto riguarda l'ADMO, una bella opportunità quella di quest'oggi per raccogliere nuove adesioni, perché lo ricordiamo che la nostra regione vanta davvero tante donazioni fatte solo in questi primi mesi dell'anno. Sì, assolutamente, questo è un evento intanto che è di caratura nazionale, cioè Batch Now è un evento che è creato dal Registro Nazionale BMDR con il patrocinio del Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, e nelle Marche noi abbiamo come evento di punta proprio Batch Now qui a Macerata quest'oggi con questa speciale Corri ADMO, manifestazione bellissima organizzata dall'ADMO di Macerata. E certo, il registro regionale delle Marche è uno dei più efficienti d'Italia, forse il più efficiente. Quest'anno, pensate, sono state fatte 12 donazioni nei primi 9 mesi, quindi un traguardo per noi assolutamente straordinario, numeri veramente importanti per una regione come quella delle Marche, che è poco più, io dico sempre, un grattacielo di Roma, no? Quindi una piccola regione ma che ha in sé una potenzialità straordinaria. Ecco, 12 donazioni sono il record assoluto per le Marche, ma veramente un numero significativo anche a livello nazionale, assolutamente. È sempre importante diventare donatori, perché c'è sempre bisogno di questo tipo di donazione. Assolutamente sì, pensate, insomma, ogni anno in Italia si ammalano circa 3.000 persone di leucemie, linfomi, mielomi, talassemie. Almeno per 1.700-1.800 di questi si fa una ricerca all'interno del database nazionale. Se noi non avessimo così tanti iscritti, non abbiamo così tante risposte. Incrementare la banca dati nazionale significa dare risposte a tutti quei 1.700. Noi quest'anno ci abbiamo donazioni, forse arriveremo a 900, chissà, arriveremo forse a 1000, ma abbiamo 1.700 persone in attesa. Per le altre, ecco, allora incrementare quella banca dati è determinante. La CNA Macerata, in collaborazione con due importanti attori del settore edile e con il contributo del Confidi Unico, organizza due appuntamenti formativi dedicati alle imprese del comparto costruzioni. Questi incontri, gratuiti ed aperti a tutti, mirano a promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale, contribuendo così al costante miglioramento delle prestazioni e alla qualità delle costruzioni nel territorio. Il primo sarà mercoledì 27 settembre presso la sede CNA di Cingoli alle ore 17.30. Si replicherà poi il 26 ottobre nella sede CNA di Tolentino. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la CNA di Macerata al numero 0733 27951 o scrivere una mail a mpetracci@mc.cna.it.
Lo scorso 20 aprile abbiamo accolto il regista e attore Sergio Rubini con la sua troupe cinematografica e nei giorni scorsi ci è stato comunicato che Monte Cassiano è stato scelto come set per girare alcune scene del suo prossimo film su uno dei più grandi poeti della letteratura italiana, Giacomo Leopardi. Ad annunciarlo con soddisfazione è l'assessore alla cultura Ilaria Matteucci. Il progetto contribuirà a diffondere la conoscenza dell'eredità culturale di Leopardi e delle città toccate dal poeta. L'obiettivo principale è quello di raccontare la vita e l'opera in un contesto autentico e storico, per far conoscere la bellezza del territorio e la sua importanza nella storia culturale italiana. Le riprese del film sono previste per la prima metà di ottobre, ma la troupe inizierà a lavorare sul territorio già tra qualche settimana per i preparativi necessari alla produzione. Sabato 14 ottobre alle ore 21:30 il Teatro Apollo di Mogliano ospiterà il primo evento della seconda edizione di Riverberi, il format di Risorgimarche che mira a valorizzare la musica acustica nei teatri e in luoghi che ne esaltino una diversa fruizione. Dopo il successo della scorsa edizione arriva il concerto di due protagonisti della scena internazionale, Maria Pia De Vito alla voce e Roberto Taufik alla chitarra, artisti poliedrici che sanno fondere la tradizione jazzistica e le musiche del mondo. Un viaggio quindi nella tradizione musicale brasiliana, napoletana e nel jazz. Il Teatro Gentile di Fabriano torna ad aprire le sue porte ad una nuova stagione nata dalla rinnovata collaborazione tra il Comune e l'AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MIC. Apertura l'11 ottobre con la prima nazionale di Forte e Chiara, un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita. Vivace e prorompente il 18 novembre giunge al Teatro Gentile la compagnia veneta Stivalaccio Teatro con Romeo e Giulietta. Dopo il grande successo di pubblico e critica e ripetuti sold out, il Marchese del Grillo con Max Giusti giunge il 5 ed il 6 dicembre in prima regionale. La seconda residenza di riallestimento vede protagonisti Glauco Mauri e Roberto Sturno che affrontano per la prima volta Thomas Bernard il 21 gennaio con il riformatore del mondo Eminetti, ritratto di un artista da vecchio. Paolo Genovese firma invece la sua prima regia teatrale il 2 febbraio con l'adattamento di Perfetti Sconosciuti, una brillante commedia campione di incassi al cinema. Il 28 febbraio il palcoscenico del Gentile accoglie Edipo Re, una favola nera del Teatro dell'Elfo. Ancora una residenza con l'amatissimo Arturo Brachetti che porta in scena il 9 marzo Solo. La stagione volge a termine il 19 marzo con Ettore Bassi e Trappola per topi di Agatha Christie. La stagione si impreziosisce il 14 dicembre di un grande classico delle feste, lo Schiaccianoci, danzata dagli eccellenti ballerini del Balletto Teatro dell'Opera Nazionale della Romania. Per maggiori informazioni amatmarche.net. Ieri pomeriggio il Teatro Vaccai di Tolentino ha ospitato il concerto del Coro Polifonico Città di Tolentino, realizzato con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, proposti il Pater Noster ed il Requiem for the Living dell'autore statunitense Dan Forrest. A dirigere il concerto Fabio Ciofini, talentuoso musicista che tiene regolarmente i concerti in tutto il mondo. C'eravamo anche noi, vediamo quindi com'è andata nelle interviste di sintesi del prossimo servizio. Domenica 24 settembre il Teatro Nicola Vaccai di Tolentino ha ospitato il concerto organizzato dal Coro Polifonico Città di Tolentino in collaborazione con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, che hanno presentato il Pater Noster e il Requiem for the Living dell'autore statunitense contemporaneo Dan Forrest. Thank you.
concerto, che è già stato eseguito diverse volte in Italia, è ritornato a Tolentino sull'onda dei precedenti successi. Allora, devo essere sincero, in questi giorni eravamo un po' preoccupati, perché questo concerto che abbiamo presentato tante volte a Roma, in Umbria, nelle Marche, però era stato sempre eseguito in grandi basiliche, grandi chiese o in anfiteatro, e quindi il doverlo presentare in un teatro bellissimo come il nostro Teatro Vaccai ci preoccupava un po' sotto l'aspetto dell'acustica, perché è musica sacra scritta proprio pensando a questi grandi spazi. E devo essere sincero, insomma, adesso tutte alla prova sono sparite tutte le paure, perché appena ho sentito il coro, i solisti, l'orchestra che eseguivano i primi brani, insomma, veramente ho capito che c'era talmente tanta tensione. Questa è un'opera che ai coristi, ai solisti, agli orchestrali piace moltissimo, quindi la cantano sempre con grande partecipazione, e questo arriva al pubblico, arriva a chiunque sia presente. Ad esibirsi, oltre al coro Tolentinate diretto da Aldo Cicconofri, anche il coro Canticum Novum di Solomeo e l'orchestra da camera di Perugia, le soliste Samantha Faina soprano e Melissa D'Ottavi soprano, con il tenore cinese Fei Yang. Una domenica a teatro incredibilmente sorprendente, perché nonostante abbiamo qualcuno del pubblico aveva già ascoltato questa musica, questo brano, ma qui ha assunto un aspetto completamente diverso. Qui era una colonna da film che ci ha portati nei mondi più disparati, meraviglioso, è stato un ambiente incredibile, le persone erano emozionate, sono emozionate e sono emozionato anch'io, perché la qualità dei musicisti, la qualità della musica, quindi il costrutto, e dei cori è stata veramente di una levatura altissima. Stavamo parlando prima con la signora Cuccinelli per poter esportare questo tipo di bellezza, queste sensazioni che curano l'anima. Ecco, questo è stato un balsamo per l'anima oggi pomeriggio, domenica pomeriggio a Tolentino. Grazie per quello che ha realizzato il maestro Cicconofri insieme a tutti coloro che sono gli stakeholders che danno vita a questi momenti, perché è necessario anche avere degli sponsor, avere qualcuno che lavora dietro, e grazie a tutto il lavoro di tutti si ottengono queste emozioni. Un teatro gremito, estasiato, applausi scroscianti, meraviglioso. Direttore Fabio Ciofini è un talentuoso musicista che tiene regolarmente concerti, prevalentemente come importante organista, e masterclass in tutto il mondo. Dal 2010 inoltre è direttore artistico della Fondazione Brunello e Federica Cuccinelli di Solomeo. È una musica che tocca l'anima, per cui questa sera forse in particolar modo è stata una delle esecuzioni più belle che abbiamo fatto di questo repertorio. E sentivamo tutti un grandissimo feeling, e credo che poi sia risultato anche all'ascolto. Io sono veramente molto contento e emozionato di questa esecuzione di questa sera. Domani, martedì 26 settembre, sarà possibile raggiungere la zona di Viale Giovanni XXIII, dove sarà allestito il mercato settimanale di Tolentino.
Infatti l'assessorato alle politiche sociali ha messo a disposizione una navetta gratuita con partenza da Piazza della Libertà alle ore 9 e alle ore 9.30. Ritorno in piazza alle ore 11 o alle ore 11.30 dalla zona del mercato. Il pulmino è quello bianco con le inserzioni pubblicitarie sulle fiancate del mezzo. In occasione delle giornate europee del patrimonio, la città di Corridonia ha ospitato l'iniziativa Corridonia e i suoi piccoli incanti. Più di 50 persone provenienti da varie città della regione hanno attraversato un percorso all'interno del centro storico che ha permesso di conoscerne meglio le ricchezze storiche, culturali ed enogastronomiche. Le guide turistiche abilitate Emanuela Petrelli e Milena Mengoni hanno predisposto un percorso che ha toccato il Palazzo Comunale, il Teatro Velluti, la Chiesa di San Donato, il Rione Cerqueto, il Santuario della Madonna di Guadalupe, la Chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato con l'annessa Pinacoteca. L'iniziativa è stata organizzata in coincidenza con la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni ed è stato garantito anche il servizio di interpretariato per persone sorde. Venerdì scorso è stata invece una giornata di festa per la sezione di Matelica dell'Unitalsi. Fondata nel 1943 da Don Adriano Tarulli, l'Unitalsi è un'associazione cattolica nazionale dedicata principalmente al servizio degli ammalati e al loro trasporto in pellegrinaggio presso santuari italiani ed internazionali. La sezione matelicese ha celebrato la ricorrenza degli 80 anni di fondazione con una santa messa nella cattedrale di Santa Maria, a seguire una bella cena tutti insieme e uno spettacolo al teatro Piermarini molto partecipato. L'amministrazione comunale è intervenuta per ringraziare i volontari e tutti coloro che fanno parte dell'associazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto infine alla presidente Rosi Galante e alla vice Ersilia Falsetti. Secondo appuntamento con il professor Stefano Papetti nella 17ª edizione dei Martedì dell'Arte, l'ormai ciclo di incontri curati dall'Associazione Arte con il patrocinio del Comune e dell'Azienda dei Teatri di Civitanova. Così domani, 26 settembre, il professor Papetti relazionerà su Virgo Lactans, l'iconografia della Madonna del Latte, fra XVI e XVII secolo. L'ingresso a questo incontro è ovviamente gratuito. Vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria lo sport. Previsioni per martedì 26 settembre. Cielo sereno poco nuvoloso nelle zone collinari e costiere, nuvoloso nelle zone altocollinari e montane. Possibilità di brevi ed isolati piovaschi nelle zone altocollinari e montane nella prima parte della giornata. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti moderati, mare mosso.